Guardate qua che roba. Il nostro caviale, il caviale italiano, guardate, guardate che luce, che bello. Ragazzi, con sto caldo, con sto tepore, mi è venuta la voglia di uno spaghetto buono, fatto con gambe di viola e bottarga di cabra. Che vuol dire che fa? La bontà assoluta. Ingredienti. Lo spaghetto numero 3 liquori. Poi abbiamo questi gambe di viola che, guardate, che spettacolo. Poi prezzemolo, aglio, bottarga di cabras, peperoncino, e limone e... Oh, l'olio deve essere buono, lo sapete già, no? La prima cosa che faccio è prepararmi i gamberi. Levo le teste. Togliamo fuori il budello in questa maniera. Quando togliete la testa, togliete anche il budello. Poi li sgusciamo perché noi vogliamo bene a quelli a cui facciamo mangiare, perché la cucina è un gesto d'amore e quindi noi, da innamorati, dobbiamo avere tutte quante le accortezze. Faccio così, guardate, così, via, e mi tengo tutti i carapaci, cioè i gusci dei gamberi, dentro a questa ciotolina. Vi faccio capire quando devo acquistare i gamberi. Guardate qui, perché si chiamano viola? Perché hanno questo colore viola qui sulla testa. Poi guardate, i baffi sono lunghi, 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 quindi non è un prodotto decongelato che il pescivendolo ha messo là e va voluto dalla fregatura. No, perché quando hanno i baffi lunghi, così, sono gamberi freschi. Poi, profumo. Non devono avere per niente odore di forte, di acino freddo, deve essere un profumo vero, ma un profumo che vi dice, lo sai che faccio? Così. Ah. Un po' di bontà. Camerun già mi sta a guardare brutto. Dai, forza, ora te lo do, dai. Gamberetti. Questi sono bonbon, questi li fate una bustina di plastica, la mettete dentro le tasche e quando avete fame, un po' di una voglia di non so che, tirate fuori il gamberetto e voi mangiate. Però vi dovete portare pure qualcosa da bere, ma tanto ci vogliamo pure noi qualcosa. Guardate, sono belli, lucidi, si vede proprio la freschezza. Poi le mani profumano, profumano di mare, profumano di mare. Cioè, per esempio, quando andate vicino ai scogli e strofinate le mani addosso a uno scoglio dove ci sono tutte quante le alghe, ecco, quello è il profumo di freschezza, di salsedine, di buono. A Roma, Mercato Trionfale, stavano a 35 euro al chilo. Voi non dovete comprare un chilo di gamberi. Quanti gamberi ci vogliono per fare una pasta? Per due persone? 100 grammi? 200 grammi di gamberi? Quindi vi togliete lo sfizio con poco. Quindi fammi ricordare, con 3,50 euro, con 7 euro massimo, vi fate una pasta con i gamberi, con i controcavoli. E nuvole passano, ma speriamo che continua così. Dove sta il sapore di questa pasta? Allora, sicuramente sta nel fondo che andiamo a fare, a creare. Quindi prendo, come sempre, ormai cosa hai imparato, i gamberi di prezzemolo. Le foglie le lasciamo qui, che poi andiamo a tritare. E metto i gamberi di prezzemolo. Olio, qua ci vuole un olio che accarezza sti gamberetti. Qui sono due le cose, dato che sono due regioni che stanno una di fronte all'altra, quasi vicine, che subiscono influenza. La Sardegna e la Liguria. Io ci metto un olio liquido, quello di Agostino Sommariva. Voi se trovate un bell'olio sardo ci sta benissimo. L'importante è che anche qui, quando facciamo la cucina di pesce, ci deve stare anche un abbinamento del territorio che sta benissimo. Quindi un olio tipico, perché ho detto della Sardegna? Perché io metterò pure la bottarga di Muggine, no? Di Cabras, che è questa zona della Sardegna famosissima al mondo per la bottarga. Accendo. Però io faccio uno sgarro extraterritoriale. E come dicevo, mi piace la bollicina. Che devo fare? Devo fare. Quindi siamo in Venere. Quindi c'è un anno zero. È un extra dry. Sempre un prosecco di OCG, di Conegliano Valdobbiadene. Però che cosa ha di particolare? Che è leggermente, ha una sensazione leggermente più gradevole, più amabile. Che a me fa impazzire. Pensate. All'amaro della bottarga, il dolce del gambero, lo trovo un abbinamento azzeccatissimo. E poi questa qua, ragazzi, è tutto pasto. Ci fai dall'aperitivo mentre stai a cucinare fino a quando finisci da mangiare. Anno zero di Val dell'Ovo. Ciao Clotilde, saluto pure tuo marito, che è quello che si occupa della vendemmia. Apriamo, bicchiere come piace a noi, bello sempre ghiacciato. Lo verso così, non sono sommelier, però. Perdonate la mia ignoranza, però a me piace così. Sembra che mordo la schiuma del mare, capito? Mi sono presente quando fanno i cavalloni sul mare. Assaggia, e assaggia, dai. Allora, riprendi. Io metto tutte le teste, tutti i carapaci, schiacciate le teste, schiacciate tutto, qua così. Guardate i colori.
Poi si mette solamente le teste, è lì che sta il più grande sapore del gambero, eh. Non sta nella codina, la codina ti fa fesso perché mangi la codina o mangi il gambero, però il gusto vero sta qua dentro, dentro le teste. Ghiacciatele così, belle. Guarda, così. Questo è tutto il meglio del meglio. Paletta, acciacchiamo bene. Acciacchiamo, come si dice a Roma, acciacca, acciacca tutto. Fate ben rosolare l'aglio. Poi che facciamo? C'è poco liquido. Io così, con un po' di acqua, eccola qua, la verso. E aiuto ancora a tirare di più fuori tutti gli aromi. Ragazzi, cominciamo a pensare alla vigilia. Pure se stiamo a maniche corte, però pensiamo alla vigilia pure di Natale. Al giorno, che ne so, al Capodanno, al cena di Capodanno, tanto ci tocca stare a casa, ne sa tanto, eh? Non voglio portagliella, però è così la situazione. E quindi trovate il gambero giusto adesso, al prezzo giusto, fresco, congelatelo, compratelo adesso che pagate di meno, perché poi sotto Natale vi danno certe fregature e non finiscono mai. Comprate, congelate, vi preparate già separati le teste dalle codine e così avete già pronto tutto quanto il menù di Natale. A me piace così, lasciatelo un po' lento, non lo fate troppo tirare perché sennò vi sparisce tutto il fondo. Metto qui dentro, così, dentro a questo colino. Queste poi sono attrezzature che vi consiglierò mano a mano di comprare, perché così avete tutto quello che vi serve in cucina. Quindi continuate a schiacciare, così, in questa maniera. Ecco qui il liquido, guardate. Mamma mia che spettacolo. Schiacciate bene, bene, bene. Poi buttiamo. E guardate che cosa faccio. Adesso ho rimesso la padella sul fuoco, quindi c'ho tutta quanta questa incrostazione del fondo dei gamberi. Come si pulisce? Così. Raccogliamo tutto, deglassiamo tutto, come dice il mio amico Igles Corelli, vai così. Facciamo evaporare l'alcol, vedete come si è pulita bene la pentola? Zac, zac, zac. Quando non sentite più l'alcol che vi pizzica dentro al naso, possiamo toglierlo. Ce l'abbiamo fatta, ecco qui, verso qua dentro sempre con il colino, ecco qua, guarda quanto liquido che ci abbiamo. Poi rimetto sul fuoco, metto un altro goccetto d'olio, metto uno spicchio d'aglio, però questa volta lo metto con tutta la camicetta, tanto il gusto già ce l'abbiamo tutto quanto là. Qua giusto per dite olio, ricordate che ci sta l'aglio. Quindi rimetto lo spicchio d'aglio aperto in questa maniera con la camicia, abbasso leggermente il fuoco, lasciamo proprio piano piano estrarre tutto quanto il gusto dall'aglio, piano piano. Non mettete mai l'olio sulla padella che è bollente e poi mettete l'aglio, partite sempre da freddo. Mettiamo il sale nell'acqua della pasta, ecco qui. Qua ragazzi, a morte sua lo spaghetto, immaginate lo spaghetto. Bello spaghetto giusto, la grandezza giusta. Il 3 per me, il numero 3 di rigori è perfetto, è una magia. Poi guardate questa pasta, non è quella pasta che sembra di plastica, è bella. Il dito quando passa sullo spaghetto è ruvido. E questo che vi dice, che vi racconta? Vi racconta che assorbirà tantissimo la salsa. Vai, così. Adesso ci abbiamo, lo dico subito, 8 minuti al dente. Noi a 7 lo tiriamo fuori perché a noi ci piace più dal dente. Così, mettiamo qua dentro. Adesso, peperoncino. Qua Mario oggi non ci sta, quindi ci possiamo sbizzarrire. Sta a scuola. Ma è contento andare a scuola? Stamattina l'ho accompagnato, era tutto, appena vista la maestra, o gli piace la maestra, cosa, due cose, o si diverte a scuola. Appena vista la maestra, subito è andato a pressare, manco il bacetto mi ha dato. Così, metti il peperoncino, bello piccantino, e adesso il prezzemolo. Quindi lo tritiamo sottilmente in questa maniera, così, ve l'ho detto più di una volta, usatelo come se fosse la vecchia mezzaluna, quindi le dita in questa maniera, non sulla punta, qui, e trito. Guardate che limoni. Questi sono i limoni dell'amica mia Serena, dalla Sicilia. Questa li stacca dall'albero e te fa la cassettina e te li manda. L'azienda Filomena, vicino Catania, ragazzi, ha dei prodotti fantastici. E poi, se voi vi fate il conto, costano di meno che comprarli al mercato. È verità freschissima, non hanno mai fatto frigo. Quelli li stacca dalla pianta, cassettina, e vi spedisce. Ecco qui. Una e due. Tolgo l'aglio, ok? Metto il prezzemolo. Così, poi per non far friggere il prezzemolo, subito un goccino d'acqua, così,
Eccolo qua. Madonna, qua si sente tutto, si sente la Sicilia, si sente la Puglia, si sente tutto, qualsiasi cosa, si sente il Veneto, sentiamo tutto, sentiamo qua dentro. Poi, che faccio? Aggiungo il fondo, così, eccolo qua, guardate qua, così. Poi, andiamo a vedere la pasta, assaggiamo, è dura, eh? È bella dura. Poi non ce frega, la mettiamo così, vai. Così si insaporisce bene bene. Tanto ci abbiamo il fondo per poterla cuocere. Adesso metto altro fondo di cottura, così, pure tutto. Ecco qui. E adesso li lasciamo cuocere. Vedete come sono? Ancora sono dritti, sono, eh? Sono dritti ancora. Quindi piano piano li facciamo bene insaporire e cuocere dentro la wok. Adesso ci prepariamo la bottarga. Questa è la vera bottarga di Cabras. Da che cosa la vedete? Da questa cosa qui, si chiama cappuccio o in sardo, scusatemi amici miei sardi, subittio dovrebbe essere, speriamo che ho detto bene, comunque sarebbe il pezzetto di placenta ancora attaccato che loro coprono con questo pezzettino, vedete? Guardate il colore, ambra, ambra. Poi non è secca secca secca, perché quando è secca secca è molto più salata, guardate che bella, è morbida, siete tutte qua, guardate, cioè, mamma mia. Che spettacolo. Quanto costa? Allora, costa all'incirca, i prezzi della bottarga variano dai 90 euro al chilo ai 140 euro al chilo. Però questi sono 146 grammi, ma non li utilizzo tutti quanti. Non deve essere una pasta di sola bottarga, è gamberi e bottarga. Quindi deve essere un accenno che dà quel tocco di sapidità. Faccio così, ne pulisco un pezzo, vedete? Dalla pelle. Guardate che bello, mamma mia. Viene proprio voglia questa qua. Ah, yeah. Guarda qua, potete tagliarla a coltello, con coltello che tagli benissimo, così, va bene? O se no, se volete, prendete la mandolina per tagliare il taglio tartufi, scegliete la grandezza giusta e guardate qua che roba. Ah, questo è godurioso ragazzi, che è? Ah. Qua, se tu ti mangi questo pezzetto di bottarga prima di mangiare la pasta, ti viene fame, che pure il tavolino te mangi. Oh, un goccettino ci obbliviamo, sì. Spengo il fuoco, levo il limone, così sarà un trucco, un segreto tra me e voi, che nessuno lo vedrà il limone, quindi dirà, ma dove sta? Si sente il limone, ma non ci sta. È un po' asciuttina, allora che facciamo? Un goccetto d'acqua, così. Gamberetti, allora qui c'è due possibilità, o li mettete interi come sto facendo io, o se no per far sì che rendono di più, tagliateli a pezzettini, in tre parti, così anche in quattro, così sembrano di più i gamberi che ci abbiamo messo. Ops, ops, ops. Col calore che ha accumulato la wok, procediamo con la cottura dei gamberi, così, ecco qua, piano piano diventeranno bianchi. C'ho una fame ragazzi. Fame vera, così, ecco qui, guarda che mio uomo che piatto che sto a fare, carino, eh? Gamberetti, guardate che salsetta, chi è? Pure gli elicotteri stanno a passare qua su, gli è venuta fame, pure a loro gli è venuta fame, chi è? Così, un po' di prezzemolo e poi guardate qua che roba, il nostro caviale, il caviale italiano, guardate, guardate che luce, che bello, un filo d'olio. E poi mi tocca assaggiarla a me, guarda che piattino ho fatto. Tanto questa è mia, che bontà. Allora, anche ieri mi hanno detto una cosa, sei troppo italiano. Dici solo che la roba italiana è buona. Allora io non è che voglio dire che solo i nostri prodotti sono buoni, però a parità di prodotto preferisco l'italiano. E poi, uno, inquiniamo pure di meno ragazzi, perché fanno meno viaggi i prodotti. E secondo ragazzi, aiutiamo questa economia. Mi raccomando, iscrivetevi, likeate, commentate. Aspetto, un bacio a tutti quanti. Che bontà, mamma mia.